ti posso raccontare una cosa che è bellissima. Quando abbiamo fatto la intelligenza artificiale di quartiere a Tor Pignattara, si è manifestata una cosa. Un signore, era un signore molto anziano, aveva vissuto la Seconda Guerra Mondiale, era preoccupato che nessuno conoscesse più le sue storie, era molto solo, non aveva nessuno intorno e ha iniziato a raccontare all'intelligenza artificiale di quartiere, che era come un nuovo bambino arrivato nel quartiere, immagina, no? Le sue storie della guerra. E quindi tra le cose che sapeva l'intelligenza artificiale c'erano le storie della guerra di questo signore. E quindi mentre rispondeva alle altre persone, ogni tanto l'intelligenza artificiale cacciava fuori frammenti di storie della guerra, no? Rispondendo a cose, interagendo, scambiandosi pensieri con le persone. Questa per noi è stata una relazione in cui il signore ha tramandato a un agente computazionale la sua storia. L'agente computazionale l'ha raccontata come farebbe ciascuno di noi, no? Un po' tradendola, perché la mixa con altre cose che sa, e un po' essendoci fedele. No? E però c'è stato un vero tramandare in cui, se sai un po' come funzionano le intelligenze artificiali, ci sono stati diversi livelli di scelta, no? Perché secondo quella che, adesso dico una parola che forse non ci sta, però mi azzardo, secondo la cultura dell'intelligenza artificiale in quel momento, certe cose risuonavano di più e certe cose risuonavano di meno, no? E quindi certe cose se le è tenute più strette e certe cose le ha lasciate più andare, no? Perché c'è questo gioco di risonanza, come nella nostra cultura, no? Quando narri una cosa, lasci una diapositiva, scrivi un testo, succede la stessa cosa, no? Certe cose rimangono di più e certe cose rimangono di meno, no? Cioè, in qualche modo è come se ci fosse un secondo piano, no? Cioè, la storia è un po' in secondo piano, quindi basta un po' fare le domande giuste. A queste fotografie, insomma. Devi interessare. Cioè, che lei ha visto come la domanda che gli poni, cioè a queste fonti, no? Ti danno determinate risposte, per cui in realtà le storie, le microstorie sono. Un po' c'è la storia che magari non hanno valore adesso, ma acquistano valore tra 50 anni, insomma. Perché adesso è una storia tra le tante, tra 50 anni diventa ha un valore. Per un questo motivo. E poi perché comunque a seconda delle domande che tu gli fai e si torna un po' al discorso dell'intelligenza artificiale, no? Magari, nel senso che poi chi guarda fa un'elaborazione, quindi chi guarda fa un'elaborazione, chi guarda arriva a una conclusione sua in base all'esperienza che ha. Infatti quella è la cosa fondamentale. Alla fine forse una cosa che abbiamo toccato poco stasera è questa, della costruzione, cioè che alla fine al di là di cosa rimane, e che anche un po' come poni la domanda fa parte della costruzione, no? Della propria storia. Allora vi leggo una cosa, perché è una storia che io adoro, che è la storia di Janina Turek. La conoscete? Sì, no. Janina Turek è una casalinga polacca che a un certo punto inizia a scrivere dei diari. Casalinga di Cracovia, il 21 giugno del 76, trova per strada un paio di calzini elasticizzati da bambino non usati. Il 1 ottobre del 96 pranzo con una zuppa di funghi e pastina, spezzatino con contorno di patate, da dietro le osse, stufate, uva per dessert.
Il 7 dicembre dell'83 il suo ex marito le porta da leggere due vecchie riviste. Il 3 febbraio dell'85 un estraneo bussò a casa sua. Aveva sbagliato porta. Anche niente, in realtà è pieno di cose. Giannina aveva trovato il suo personale modo per consegnare la minuta quotidianità all'oblio, annotando tutto e scegliendo come oggetto delle sue osservazioni proprio ciò che è annegato nella routine. E dunque passa inosservato. Ad accorgersene è stata la figlia, che apre questo armadio e trova pile di quaderni, 728 per l'esattezza, e ha scoperto così che sua madre dal 1943 al 2000, senza interruzione, aveva registrato quante telefonate a casa aveva ricevuto, 38.196, a chi aveva chiamato, quante volte aveva telefonato qualcuno, 6.257 volte, dove e chi aveva incontrato per caso e salutato con un buongiorno, 23.397 volte. Quanti appuntamenti aveva fissato? 1922. Quanti regali aveva fatto? A chi e di che genere? 5.817. Quanti regali aveva ricevuto? 10.868. Quante volte aveva giocato a bowling? 1.500. Quante volte aveva giocato a domino? Quante volte era andata a teatro? 110. Quanti programmi televisivi aveva visto? 70.042. Questa storia è stata raccontata in un reportage di un giornalista polacco e poi è stato poi fatto uno spettacolo teatrale da The Florian Italian che si chiamava Reality, che è tra l'altro è anche bello anche la sceneggiatura, ma in realtà c'è questo articolo. Ma lei era matta? Lei era matta, molti dicono così. No, che vuol dire, ma era un minimo compulsivo. Ma poi pensavo, era incredibile perché lei annotava proprio in questi diari, cioè in un certo punto incontra la persona tra i 1500, poi a distanza di anni rivede la seconda volta la persona tra i 1500, cioè quindi era un archivista della propria vita, sì, una cosa meravigliosa. La cosa incredibile è che nessuno sapeva nulla. Anche perché era una cosa privata, diciamo. Era un suo gioco, era semplicemente un suo gioco. Però è incredibile perché i diari che rilasciano emozioni, effettivamente, poi alla fine non è che dicono così tanto. Secondo me invece un diario di questo tipo, nel suo insieme, è eccezionale. Che pezzo di storia è questo? Cioè questa donna se n'è andata lasciando questi quaderni, quindi nessuno gli ha chiesto della logica. La sua volontà non era quella di lasciarli, però. Giusto.